Vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi spiego come avviene l'attribuzione dei punteggi nel gioco del burraco. Mi avete spesso rivolto domande proprio su questo argomento specifico e in questo video parliamo proprio dell'attribuzione dei punteggi. Vi ricordo che io su questo canale ho pubblicato un tutorial completo di burraco, ve lo metto come link al termine di questo video. E poi ho girato un altro video in cui ho spiegato relativamente al burraco come si chiude e in questo video proprio entriamo solo nello specifico dell'attribuzione dei punti. Ricordiamo che ci sono due modi di fare burraco in questo gioco. Il primo è questo che vedete, quindi una lista di carte, tutte praticamente anche di semi diversi, però tutte carte dello stesso tipo, quindi tutti 10 in questo caso, l'ho creata proprio appositamente a titolo dimostrativo. Per poter fare burraco, oltre ad essere appunto carte, liste di carte tutte uguali, quindi come in questo caso tutti 10, ma devono essere almeno 7 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. La settima carta, vedete, in questo caso è una pinella. È una pinella. Vi ricordo che nel gioco del burraco i due sono tutti pinelle, quindi si intendono jolly di minor valore e poi c'è il jolly classico che ha la stessa ovviamente funzione della pinella, però vale di più. Dopo vi spiego ogni carta quanto vale. In questo caso io ho 3, 3, 6 e una 7. Questo è un burraco, si chiama un burraco semipulito. È un burraco sporco perché questo è un burraco in cui c'è una matta, okay? Una pinella nello specifico. Questo burraco vale 100 punti. La stessa identica cosa vale per quest'altro tipo di burraco. Ricordiamo che si può fare burraco anche in questo modo, quindi con una scala che va in questo caso re, donna, jack, 10, 9, 8, per arrivare a 7, anche in questo caso ho usato una pinella e anche in questo caso il burraco vale 100 punti. Ricordiamoci che quando si fa burraco l'ultima carta va girata in questo modo, per indicare che è stato fatto appunto burraco. Quindi qui abbiamo due burraco da 100 punti l'uno. Se per ipotesi io ad un burraco come questo aggiungo un'altra carta, perché vedete in questo caso io avevo già burraco così, aggiungo anche il 6, quindi diventa un burraco da 8 carte. In questo caso il burraco vale 150 punti, vedete? È composto da 8 carte, però in mezzo c'è una pinella, stessa cosa sarebbe se ci fosse il jolly come matta. Comunque questo è un burraco da 150 punti. Quello che vi sto mostrando ora invece è un burraco pulito. Significa che, come vedete, è sempre la scala che va da re a 7, quindi 7 carte in fila, però non ci sono matte, non ci sono né matte né pinelle. Questo è un burraco pulito. E il suo valore è 200 punti. In questo caso sono appunto 200 punti, burraco pulito. Questo particolarissimo tipo di burraco, lo vedete, quello che vi sto facendo vedere ora, che va da re, donna, jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e asso, con il 2 nella sua posizione, quindi il 2 usato proprio come 2, non come matta. Questo particolare tipo di burraco, che beati voi se ci riuscite, è molto raro riuscirlo a fare, vale 300 punti. Questo è l'unico che vale 300 punti, la scala completa da re ad asso senza l'uso di matte. Questo particolare tipo di burraco, lo vedete? Questa è la lista, sono tutti 10, ma sono tutti 10 presenti nel mazzo. Quindi sono 8 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questo burraco da 8 carte, tutte uguali, è
È un burraco che vale 250 punti. Quindi vi ho fatto vedere tutti i valori del burraco, da quello che ne vale 100, più facile da fare, fino a quello che ne vale 300 che abbiamo visto prima. Ora vi faccio vedere un altro caso che è questo. Vedete la nostra scala 7, 6, 5, 4, 3 e 2. In questo caso il 2, vedete, è usato proprio come 2, quindi non come matta, però sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte. Domanda: per fare burraco qui io posso aggiungere una matta? La risposta è sì, perché in questo caso la matta viene usata proprio come 2, quindi non è una pinella ma è il 2, e qui si può aggiungere volendo una matta per realizzare il burraco. Ecco, vedete, giusto appunto, io aggiungo una matta e faccio il mio burraco da 7 carte. Ovviamente non è un burraco pulito e vale i nostri soliti 100 punti, però si può aggiungere, ovviamente sarebbe stata la stessa cosa, aggiungere un'altra pinella. Tanto il 2 è sempre usato, spiegavo, come 2, quindi si può aggiungere un jolly oppure una pinella, una matta e realizzare il burraco, in questo caso che vale 100 punti. Ora vi spiego il valore di ogni singola carta. Quelle che vedete, il 3, il 4, il 5, il 6 e il 7, quindi queste dal 7 al 3 valgono 5 punti ognuna. Le carte che vedete ora, invece, quelle che vanno dall'8 al re, quindi re, donna, jack, 10, 9, 8, tutte queste carte valgono ognuna 10 punti. Quindi dall'8 al re 10 punti ciascuna. Ecco, quelli che vedete ora sono gli assi. Ognuno degli assi in questo gioco nel burraco vale 15 punti. Queste che state vedendo, che sono le matte di minor valore, quindi le pinelle, tutti i due, valgono ognuna 20 punti, quindi il 2 vale 20 punti. Infine, le carte di maggior valore, come valore singolo, sono i jolly. I jolly valgono 30 punti, quindi la matta jolly sono 30 punti. Spero come sempre che questo video vi sia stato utile. Io vi invito ad iscrivervi sul canale, a continuare a seguirmi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!